Oltre 3.000 morti, tra cui 34 sacerdoti, 70 anni fa persero la vita nella sola provincia di Arezzo nelle stragi nazifasciste. Vallucciole, San Pancrazio, Moggiona, Castelnuovo dei Sabbioni, La Chiassa, Civitella in Valdichiana sono solo alcuni dei luoghi che hanno pagato con il sangue di persone inermi la furia delle truppe nazifasciste. Tante le celebrazioni in occasione di questo anniversario. Una su tutte è quella che si svolgerà a Civitella, dove 244 persone vennero barbaramente uccise. Tra sabato 28 e domenica 29 giugno nel paese della Valdichiana saranno presenti tra gli altri il ministro degli esteri italiano e quello tedesco, il sottosegretario di Stato alla difesa italiano e l'ambasciatore tedesco e britannico. Con tanti sforzi, dopo tanti anni, si riesce a far ricordare un po' a tutti, diciamo non a tutti perché qualcuno ancora si rifiuta, non viene in piazza per risentimenti personali, però è passato il messaggio del ricordo. Questo è importante, è passato in alcuni casi il messaggio del perdono e questo è ancora più importante. Sabato 28 ci sarà alle 17.30 il picchetto in armi del Ministero della Difesa, con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Martiri di Civitella, poi l'inaugurazione della Stanza della Memoria. Il giorno seguente, alle 10, presso la sede del Comune a Badia Alpino, verrà conferita la cittadinanza onoraria al procuratore militare di Roma Marco De Paolis, che ha ricostruito gli eventi relativi alla strage e ha ottenuto le sentenze presso il Tribunale Militare di La Spezia. Il tempo ci aiuta, soprattutto le verità raggiunte attraverso i processi hanno sicuramente aiutato questo percorso, quindi è un altro tassello che come amministrazione mettiamo nel nostro grande lavoro e sforzo fatto nella ricostruzione della verità. Io credo fare chiarezza, aprire gli armadi, dare la sensazione che finalmente si vuole sapere la verità fa bene a tutti.